Quello che colpisce è la serialità di questi errori arbitrali. Vogliamo vederli? Perché così Vediamo. parliamo con... Se la regia può anticipare un attimo la scaletta, abbiamo preparato noi questo dossier, tra virgolette. Insomma, abbiamo messo insieme quelle che sono le azioni contestate dalla Salernità, discusse. Ecco, poi vedremo che alcune di queste in realtà sono chiare. Non c'è, insomma, sono chiare non nel senso che hanno penalizzato la Salernitana, però altre sono davvero, e uso qui questo termine usato da Massimiliano Amato, insomma, in altre azioni, in altre occasioni, in altre circostanze, la decisione è stata direi inquietante, nel senso che la media qui, insomma, siamo a Bolzano e qui l'arbitro, qui è chiara occasione da rete, Carcuro stava andando in gol, fischia alla fine del primo Questa è tempo, espulsione. sì, espulsione, chiara occasione da rete, fischia alla fine del primo tempo. L'arbitro di questa partita, Fabbri di Ravenna, assistenti Tegoni e Sirchia, e nella stessa partita c'è la Espulsione. espulsione di Pessin per doppia ammonizione. Qui un fallo analogo anche a quello che forse è più veniale, però analogo, no, a quello Sì, commesso da da Peccarisi. Peccarisi oggi. Qui siamo alla quinta giornata, Percocrema Salernitana, l'arbitro è Bolano di Livorno, assistenti Diorio e Gualteri. Attenzione al rigore sbagliato da Fava, attenzione perché Ragusa viene messo giù, su qui secondo Il me c'era calcio il rigore. rigore, e l'arbitro non ha concesso qui, è chiara secondo me. È chiaro il rigore, vediamo anche, abbiamo visto prima proprio la spinta palese. Stessa azione, qui ancora siamo a discutere a distanza di settimane, perché nella circostanza del gol di Rodriguez, evidentemente decisivo, fallo, non fallo su Murolo, che era insomma l'ultimo uomo, l'ultimo baluardo difensivo della Salernitana, oppure Incespica, ma Incespica non Incespica, qui forse devi fermare l'azione perché dai un vantaggio La eccessivo spintarella c'è. agli avversari. E abbiamo detto, siamo alla quinta giornata, qui l'arbitro è Bolano di Livorno. Siamo a Io credo Bassano. venga punito per questa decisione arbitrale. Decima giornata, Bolano Sì, dici? infatti. Volano. Decima giornata, Bassano Salernitana, quindi la scorsa settimana, arbitro del giovane di Albano Laziale, assistenti Raffaeli e Orlandi. E qui, insomma, intervento su Ragusa. Ora, se, anche questa può essere condotta violenta, o no? E qui è stato ammonito Basso. Poi il famoso gol, che secondo me è regolare, io dico la mia, qui non abbiamo immagini in parallelo, ma ci sono altre immagini, mi hanno detto, che mostrano che questa azione era regolare, ma qui è condotta violenta su Merino e non c'è neanche l'ammonizione. E poi torniamo al gol contestato, quantomeno contestato qui, però forse di tutte queste azioni che abbiamo visto è la meno, paradossalmente, perché poteva sembrare invece il contrario, potrebbe sembrare il contrario, la meno scandalosa come chiamata. Qui l'arbitro e gli assistenti, che ricordo erano Raffaeli e Orlandi, non hanno, in particolare Raffaeli, non ha dato il gol, non ha dato il fuorigioco, ma c'era forse un fallo su Peccarisi alla fine, una trattenuta, e hanno fatto, insomma, l'hanno ignorata. E Bassano poi in 10, però. Bassano in 10, sì, e poi andiamo alle azioni di oggi che abbiamo già visto e che rivediamo. Manca qualcosa, Ecco, la Franco. serialità, cioè cosa manca? Manca un fallo da ultimo uomo su Zattamari in Sorrento Salernitana, prima Sono assolutamente sul d'accordo. 2-1 per la Salernitana. 5 minuti prima del pareggio. 5 minuti sul 2-1 per la Lo Salernitana, prima giornata integreremo. di campionato a Sì, lo Sorrento. Va bene, ma voglio integreremo. dire, insomma, non. Quindi la serialità non vi convince, Gagliano? No, questa è la cosa No, che. io non mi appassiono a queste cose. No, Molto ma non ti voglio trascinare sinceramente, nella teoria del complotto, nel no. sospetto. Però una cosa, Io gli dico arbitri che. sono bravi o no, secondo te? Ma O c'è una sinceramente, sì, allora qualità un po' verso il basso? è chiaro che questa accelerazione delle carriere che porta ragazzi giovanissimi, anche oggi noi vediamo dei ragazzini in Serie A a cui non eravamo abituati. Se noi ci ricordiamo dell'epoca in cui in campo c'erano gli Agnolin, i D'Elia, i Lobello, ti davano il senso della grande personalità già dalla presenza. Oggi ci sono questi ragazzini, alcuni dei quali sono anche bravi, probabilmente non hanno